Buongiorno a tutte e tutti. Mi chiamo Federica Martini, sono un'educatrice socio-pedagogica, lavoro a Carrara per un'azienda municipalizzata che gestisce servizi scolastici e territoriali. Ho lavorato per diversi anni sul territorio con la disabilità nei centri aggregativi e di socializzazione. Da circa 10 anni lavoro principalmente nelle scuole primarie dell'infanzia. Sono anche delegata sindacale della funzione pubblica. Dunque, con la firma di questo decreto che definisce il ruolo degli educatori socio-pedagogici nei contesti socio-sanitari, si fanno, secondo me, diverse cose importanti. La prima riguarda la messa in sicurezza di tutti quegli educatori socio-pedagogici che erano impiegati nei servizi sanitari. La seconda cosa importante è che si apre la possibilità per gli educatori, tutti in generale, di aprire nuovi scenari occupazionali, quindi che gli educatori siano occupati in più servizi. La terza possibilità, che però secondo me dipende molto dai ministeri competenti, ovvero quelli che hanno firmato il decreto, e riguarda anche le risorse che i ministeri decideranno di mettere in campo, riguarda la possibilità di poter attivare percorsi pedagogico-educativi dedicati alla promozione del benessere individuale e sociale e anche di percorsi pedagogici dedicati alla prevenzione del disagio e della marginalità sociale. Dunque, è importantissimo che si definisca che non c'è differenza tra educatori sociosanitari e sociopedagogici perché entrambi hanno gli stessi obiettivi nell'espletamento del loro lavoro. Quindi ritengo che questa firma sia una grande conquista dell'organizzazione. Ritengo tuttavia che l'educatore debba ancora ricevere il giusto riconoscimento a livello sociale e quindi che la battaglia sia ancora da proseguire, aspirando magari anche a livelli salariali più alti per la nostra professione. Buon pomeriggio a tutte e a tutti. Anzitutto volevo ringraziare la CGIL per aver organizzato questo importante momento di approfondimento. Io mi chiamo Vito, sono un RSA della funzione pubblica, CGIL, e sono un educatore pedagogico laureato nella classe L19 che opera in una struttura sociosanitaria. Nello specifico, lavoro dal 2005 in un centro di riabilitazione psichiatrica a Bari. Io, in virtù di due leggi regionali emanate dalla Regione Puglia, ho potuto iscrivermi a quelli che sono gli elenchi speciali ad esaurimento in base a quanto sancito dal decreto attuativo del 9 agosto 2019. E appunto, proprio perché sono iscritto alle liste speciali ad esaurimento. Attualmente svolgo le stesse funzioni ed ho lo stesso ruolo di altri miei colleghi educatori professionali sanitari. Tuttavia, finalmente oggi è stato approvato questo decreto che definisce quelle che sono le funzioni dell'educatore pedagogico all'interno delle strutture sociosanitarie e dei presidi della salute, restituendo un ruolo legittimo alle tante lavoratrici e ai tanti lavoratori che per anni hanno mantenuto in piedi interi servizi con professionalità e con competenza. Credo che personalmente che la funzione pedagogica, educativa e rieducativa sia un qualcosa che non possa prescindere dall'individuo, per cui la presenza dell'educatore pedagogico che opera insieme ad altre figure professionali sanitarie,
permette di affrontare tutte le problematiche dell'utente, appunto toccando tutte le sfaccettature della persona. In conclusione, sento di dover fortemente ringraziare la CGIL che ha avuto un ruolo politicamente attivo affinché venisse approvato questo decreto che restituisce tranquillità ai tanti operatori che operano nelle strutture sociosanitarie nei presidi della salute e apre anche alla possibilità di nuove assunzioni in queste stesse strutture.